12 maggio. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, dopo che ebbe lavato i piedi ai discepoli, Gesù disse loro: in verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica. Non parlo di tutti voi. Io conosco quelli che ho scelto, ma si deve adempiere la scrittura. Colui che mangia il pane con me ha levato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto, crediate che io sono. In verità vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Questi 5 capitoli presentano la conversazione che Gesù ebbe con i suoi amici la sera del suo arresto e morte. Fu una conversazione amica che rimase nella memoria del discepolo amato. Gesù sembra che volle prolungare al massimo questo ultimo incontro, questo momento di molta intimità. Lo stesso avviene oggi. C'è conversione e conversazione. C'è la conversazione superficiale che usa parole e parole e rivela il volto delle persone. E c'è la conversione che va in fondo al cuore e rimane nella memoria. Tutti noi ogni tanto abbiamo questi momenti di convivialità amichevole che dilatano il cuore e costituiscono una forza nei momenti di difficoltà. Aiutano ad avere fiducia ed a vincere la paura. I 5 versi del Vangelo di oggi tirano 2 conclusioni dalla lavanda dei piedi. Parlano del servizio quale caratteristica principale dei seguaci di Gesù e dell'identità di Gesù rivelazione del Padre. Il servo non è più grande del suo padrone. Gesù ha appena terminato di lavare i piedi dei discepoli. Pietro si impaurisce e non vuole che Gesù gli lavi i piedi. Se non ti laverò, non avrai parte con me. E basta lavare i piedi, non c'è bisogno del resto. Il valore simbolico del gesto della lavanda dei piedi consiste nell'accettare Gesù quale Messia, servo che si dona per gli altri e rifiutare un Messia re glorioso. Questo dono di sé, servo di tutti, è la chiave per capire il gesto della lavanda. Capire questo è la radice della felicità di una persona. Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica. Ma c'erano delle persone, anche tra i discepoli, che non accettavano Gesù, Messia servo. Non volevano essere servi degli altri. Probabilmente volevano un Messia glorioso, re e giudice, secondo ideologia ufficiale. Gesù dice: non parlo di tutti voi. Io conosco quelli che ho scelto, ma si deve adempiere la scrittura. Colui che mangia il pane con me ha levato contro di me il suo calcagno. Giovanni si riferisce a Giuda, il cui tradimento sarà annunciato subito dopo.
ve lo dico fin d'ora, perché crediate che io sono? Fu in occasione della liberazione dall'Egitto, ai piedi del monte Sinai, che Dio rivelò il suo nome a Mosè. Io sarò con te. Io sono colui che sono. Sono o io sono, mi mandò fino a te. Il nome Yahweh esprime la certezza assoluta della presenza liberatrice di Dio accanto al suo popolo. In molti modi e in molte occasioni questa stessa espressione io sono è usata da Gesù. Gesù è la presenza del volto liberatore di Dio in mezzo a noi. Per un confronto personale, il servo non è più grande del suo Signore. Come faccio della mia vita un servizio permanente agli altri? Gesù seppe convivere con le persone che non lo accettavano, ed io? Preghiamo. O Dio, che hai redento l'uomo e lo hai innalzato oltre l'antico splendore, guarda l'opera della tua misericordia e nei tuoi figli, nati a vita nuova nel battesimo, custodisci sempre i doni della tua grazia. Per il nostro Signore Gesù Cristo. Amen.